La finanza amichevole, a cura di Alessandro Fatichi. Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Oggi parleremo dell'inflazione. Quando sentiamo il termine inflazione, significa che stiamo attraversando un periodo di tempo dove c'è un aumento generale dei prezzi di beni e servizi. Questo significa che avrò la necessità di maggior soldi per comprare gli stessi beni e servizi che acquistavo precedentemente. Il termine non va considerato soltanto come negativo, perché se il mercato oppure i soggetti economici coinvolti prevedono un aumento inflazionistico, possono porre rimedi per contrastarlo. Nei paesi maggiormente sviluppati è considerato positivo un leggero aumento dell'inflazione annuale, corrisposto ad un adeguamento dei salari. L'aumento dell'inflazione, se non prevista, comporta un impatto negativo a chi ha uno stipendio fisso, in quanto si perde potere di acquisto perché i salari non si adeguano all'aumento dei prezzi, oppure per uno Stato, perché può incidere sulla competitività verso gli altri paesi. In queste fasi di incertezza può spingere le aziende oppure i consumatori a spendere meno. Quindi si trova maggiormente avvantaggiato chi ha una posizione debitoria o di prestito, perché non aumentano i prezzi e il suo potere di acquisto rimane immutato. Per quanto riguarda l'Italia, il calcolo dell'inflazione, da parte dell'Istat, viene effettuato tramite un cosiddetto paniere di beni e servizi. All'interno di questo paniere, che viene revisionato periodicamente, troviamo beni che variano a seconda delle abitudini della popolazione del nostro paese. Quando invece sentiamo il termine stagflazione, significa che siamo in una situazione di un aumento generalizzato dei prezzi, inflazione, collegati ad una mancanza di crescita economica. E questa è la situazione peggiore. La citazione di oggi è la seguente. I mercati toro nascono nel pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell'ottimismo e muoiono nell'euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare ed il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. John Templeton, rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.